Mancano medici e personale sanitario in genere. Il numero chiuso per l'accesso all'università ha finito col creare un buco operativo nella sanità pubblica e privata, mentre lievita il fenomeno della mobilità passiva, che risponde alla richiesta sempre più crescente di cure a carico del sistema sanitario fuori dalla propria regione. Questi temi centrali del congresso della FIARS Autonomie Locali e Sanità svoltosi a Montesilvano. La mobilità passiva, quanto incide e come la si può combattere? Incide tantissimo, vogliamo combatterla con il riconoscimento delle professionalità, facendo degli investimenti nella formazione e soprattutto nelle tecnologie, perché ricordiamoci che la sanità abruzzese è fatta di eccellenze, ma abbiamo bisogno di una continua formazione e di investimenti in tecnologie, nonché stabilizzazione, visto che siamo in tema sindacale, quindi stabilizzare il personale, investimenti in tecnologie, formazione. Per quanto riguarda la mobilità passiva, siamo un saldo negativo di ben 93 milioni di euro circa, è una cosa assurda, un danno sociale enorme, che così non si può andare più avanti. Allora noi come FIAS diamo la grande disponibilità alla Regione, a tutti gli enti, di potersi sederci a un tavolo e riorganizzare la sanità. Non è possibile che la mobilità passiva sia 93 milioni di euro, questo è un danno sociale enorme. Questo vuol dire non far lavorare anche nell'ambito regionale le nostre strutture, sia pubbliche che private, ma soprattutto private, che noi abbiamo fatto, la Regione da anni sta facendo i tagli sul privato, e dopo vediamo che molti fanno il viaggio della speranza, prendono le valigie e vanno a curarsi fuori regione. Questo problema ci sarà anche in altre regioni, è stato affrontato come? No, il problema è nazionale, non è stato affrontato e non può essere affrontato, perché nel momento in cui mi manca il materiale umano è chiaro che noi non riusciamo a risolvere il problema, perché è generalizzato e quando è generalizzato non si va da nessuna parte. Noi cosa abbiamo fatto, stiamo facendo da anni? Stiamo dicendo ai politici: apriamo le università. Apriamo l'università, cerchiamo di far uscire quanta più gente possibile qualificata a svolgere le funzioni, per consentire che venga meno questa passività, questa mobilità passiva. I politici questo concetto non lo capiscono, non riescono a capire, forse privilegiano che vengano lavoratori dall'estero a lavorare in Italia e lasciano poi tanti ragazzi, tanta gente che potrebbe comunque fare quel lavoro, restano disoccupati o non possono comunque fare la università, per cui i posti sono limitati.